anni a combattere contro la marea di insulti e l'odio di chi trovava insopportabile che lei apparisse sorridente e determinata a fianco al figlio alle prese con un tumore. Proprio quando la vicenda sembrava aver raggiunto un momento di sollievo, con Elena Santarelli impegnatissima sul fronte della lotta alla malattia con il suo progetto IL, ecco lo scherzo crudele delle Iene che l'ha ridotta in lacrime. Alla Santarelli, con la complicità del marito Bernardo Corradi e dell'amico Gabriele Parpiglia, è stato fatto credere che il tesoriere di Progetto IL, Simone De Biase, invaghitosi della modella mora di Tiki Taka, Giorgia Venturini, avesse usato i fondi dell'associazione per la ricerca sul cancro per fare regali costosi alla bella showgirl. Disperata per l'ammanco di denaro e per il danno d'immagine, prima Elena Santarelli è scoppiata a piangere, poi si è infuriata quando le è stato detto che De Biase e la Venturini erano impegnati in una lussuosa cena, con tanto di concerto privato di Bianca Azzei riservato alla coppia, e pagato, sempre coi soldi della cassa sociale, ben 25.000 euro. Sconvolta dalla rabbia, tra le minacce di farla pagare a De Biase, la Santarelli è stata poi raggiunta dalle perfide Iene che le hanno rivelato lo scherzo.